Concerti senza sedie e locali con musica live senza troppe restrizioni. Il sindaco di Milano incontra il coordinamento di Keep On Live, l'associazione di categoria che comprende live club e festival italiani, per poter parlare di riaperture in sicurezza di tutti quegli eventi che nell'ultimo anno e mezzo hanno totalmente cambiato i loro connotati. E così ne parliamo con Andrea Pontiroli, coordinatore Keep On Live Milano, che ci illustra quali potrebbero essere le idee per tornare a fare musica, quella vera, anche durante una pandemia. Noi siamo andati dal sindaco Sala per far capire che il settore non può rimanere completamente fermo e chiuso, perché questo crea e genera delle negatività anche rispetto alla movida milanese, anche al fatto che comunque al di fuori delle nostre mura, senza controllo, si svolgono, come abbiamo visto, manifestazioni o comunque assembramenti senza nessun tipo di regola, mentre all'interno dei locali, che invece generano un'economia sana di posti di lavoro e anche di cultura organizzata, non si riesce a ottenere delle regole che permettono di riprendere. Ecco, noi quest'anno non sappiamo ancora cosa potremo fare. Quello che abbiamo visto è che negli altri stati sono un po' più avanti, se la rischiano un po' di più sotto questo aspetto. Ecco, quello che chiediamo noi è che si potrebbe cominciare perlomeno a sperimentare, a dare delle finestre. No, abbiamo perso una grande occasione che era l'estivo, dove c'erano delle situazioni molto, molto, come dire, uso un termine ridicolo, nel senso da visionare. Magari c'era l'ingresso di un concerto dove la tutta siepata e si abbracciava, scherzava, rideva, poi entrava nel concerto e doveva stare seduta, distanziata con la mascherina. Ecco, nella stessa situazione, il bar prima del concerto, la gente fa un po' quello che vuole, una volta entrata al concerto non si crea una situazione avvincente, appagante per chi paga un biglietto di uno spettacolo. Quindi noi quello che diciamo è: ok, non perdiamo più altro tempo, sicuro si può cominciare a programmare anche per gradi, però programmare prima un periodo di sperimentazione e poi la possibilità di riaprire. Noi siamo anche disponibili a pensare a situazioni non solo di Green Pass, ma addirittura di persone vaccinate, oppure provare per trovare tutte le soluzioni per mettere le persone però in una situazione che lo spettacolo sia piacevole e si possa godere, perché se si creano quelle condizioni di regolamentazione troppo rigide, non si comprende che molti spettacoli non sono spettacoli per gente seduta.